Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si possono scaricare dei pacchetti .deb, che sono i pacchetti praticamente di installazione all'interno del mondo Linux, per poterli mettere in una pennetta e poterli installare in un luogo in cui non c'è internet. Allora, quello che dobbiamo sapere è che all'interno delle nostre risorse, se noi andiamo indietro, andiamo all'interno della cartella var cache e apt archives, ecco, questo è il luogo all'interno del quale vengono scaricati i pacchetti deb quando tramite Linux si installano delle applicazioni. Ve lo ricordo, var cache apt archives. Allora, che cosa bisogna fare? Ammettiamo che una persona ci abbia richiesto di installare una certa applicazione, ma nel luogo in cui c'è il computer con Linux e non c'è internet, allora dobbiamo portare per esempio questo file .deb, che corrisponderebbe al punto .exe nel mondo Windows, no? Il file eseguibile. Allora, noi dobbiamo essere certi che nel nostro sistema questo applicativo non sia installato, e poi andiamo a terminale e facciamo questo comando qua. Ammettiamo che noi vogliamo installare presso questa persona che non ha internet il pacchetto, l'applicazione Pidgin, che è una specie di messenger. Allora facciamo sudo per dare il comando di super user, apt, che sarebbe l'aptitude, l'applicativo che serve per installare, get install, ma poi diamo il comando download only, significa scaricalo solo e non installarlo, anche se nella stringa di comando c'è apt get and install. Con l'argomento con il doppio trattino download only, praticamente si dice al terminale, all'apt, di scaricare solo il pacchetto. E scriviamo pidgin. Ovviamente noi non dobbiamo aver installato questo pacchetto nel nostro sistema, se no altrimenti il terminale ci risponde che, dato che il comando è apt get install, che il pacchetto è già installato e non lo vuole downloadare. Facciamo invio, diamo la password di sistema ed ecco che parte la procedura. Ci chiede se effettivamente noi vogliamo downloadare il pacchetto, ci dice che questa operazione produrrà un'occupazione delle nostre memorie di massa di 1 MB, quasi 2 MB, facciamo S per sì, facciamo invio ed ecco che vedete che sta per scaricarlo. Vediamo se questo è effettivamente avvenuto. Andiamo qua e vedete che anche se ci aveva detto una certa quantità di occupazione, quando questo pacchetto è all'interno del file deb, ovviamente è più contenuto. Quindi adesso che cosa possiamo fare? Noi in teoria questi pacchetti, questa è una libreria, possiamo copiarli e possiamo inserirli all'interno di una chiavetta e portarla dalla persona che non ha internet. Allora, questa procedura, ricordiamo, funziona se nel nostro sistema Linux non c'è presente il pacchetto che stiamo cercando di installare, altrimenti si può fare con apt-get install autoremove e si rimuove, si disinstalla il programma e poi lo si riscarica. Allora, ricordiamo che quando tramite terminale vengono installati dei pacchetti con aptitude, con apt, vanno a finire all'interno di var cache apt-archives. E il comando per poter scaricare soltanto, nel caso in cui nel nostro sistema non ci sia, il pacchetto è sudo apt-get install, poi meno meno download only pidgin, ad esempio se io voglio pidgin, vlc se voglio vlc, eccetera. La cosa importante è che devo sapere io correttamente qual è il nome del pacchetto. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia, spero vi sia stato utile.